Benvenuti. Oggi comincia una serie di due puntate sui Medici, la grande famiglia che ha dominato Firenze per 3 secoli, dal 400 fino all'inizio del 700. Ecco, i Medici hanno sempre goduto di un interesse anche un po' morboso, specialmente all'estero. Sono l'Italia come gli stranieri amano immaginarsela, con la sua contraddizione inspiegabile. Da un lato l'arte, la bellezza, il genio, e dall'altra una politica tortuosa, tutta fatta di intrighi, di lotta per il potere, mancanza di principi e caffè avvelenati. I caffè all'epoca dei Medici non c'erano ancora, ma il veleno sì. E poi c'è questo fatto che sono una famiglia italiana. E questo evoca automaticamente un po' l'idea della mafia. C'è un famoso documentario sui Medici, non questo che vedremo oggi, che si intitola proprio I Medici padrini del Rinascimento, Godfathers, ecco, come se fossero i Corleone o i Sopranos. Devo dire, il documentario che vedremo oggi non si permette allusioni pesanti alla mafia, non c'è la pistola nel piatto di spaghetti. Anzi, vuole essere un documentario rigorosamente scientifico. Si parte proprio da analisi scientifiche che sono state fatte negli ultimi anni sui resti dei Medici. Sono stati riesumati, credo, 28 fra uomini e donne della famiglia Medici, sepolti nelle cappelle Medice di San Lorenzo a Firenze, e sono stati sottoposti a ogni sorta di analisi scientifica. Ecco, noi storici ci aspettiamo tutta una serie di informazioni in questi casi, che so, sulla nutrizione, le malattie, l'evoluzione fisica. Sono tutte cose forse però non abbastanza eccitanti, e quindi il documentario, come vedrete, si concentra invece su un'altra domanda. Ma qualcuno di loro è stato avvelenato? Vedremo. Va ancora detto che non parleremo dei Medici in generale fin dall'inizio della stirpe. Non sentirete parlare di Cosimo il Vecchio, il grande uomo d'affari internazionale che ha fondato il potere della famiglia. Non sentirete parlare di Lorenzo il Magnifico. Invece l'attenzione si concentra su due generazioni vissute alla fine del Cinquecento. Quella di Cosimo I, che non è da confondere con Cosimo il Vecchio. Cosimo I è il primo granduca di Toscana. E i suoi figli, Francesco, Ferdinando e Isabella, che in particolare è la protagonista del primo episodio. Ecco, non è una generazione simpatica. Cosimo I è un grande politico spregiudicato che si impadronisce del potere soffocando gli ultimi resti delle libertà comunali. È l'uomo che fa costruire nelle città toscane quelle fortezze medicee che non servono come difesa contro i nemici esterni, ma servono come difesa contro il popolo per tenerlo soggiogato. Cosimo I riceve il titolo di Granduca di Toscana dal Papa e deve dare qualcosa in cambio però. Il Papa è Pio V, grande persecutore di eretici e di protestanti, e c'è un umanista fiorentino, Pietro Carnesecchi, che è in odore di eresia. Carnesecchi è di Firenze ed è tornato a Firenze a rifugiarsi a casa di Cosimo, sicuro che sarà protetto. E invece Cosimo lo consegna all'Inquisizione. All'epoca si disse che vennero a arrestare il Carnesecchi quando Cosimo lo aveva invitato a pranzo. Ecco, Pietro Carnesecchi viene bruciato sul rogo a Roma, sul ponte di Castel Sant'Angelo, e Cosimo diventa Granduca di Toscana. E oggi vedremo quanto si sia goduto il potere. Buona visione. Mi piace assaporare solo il meglio della vita. Questa relazione deve finire. Ho paura. Ho visto che sei sulla lista dei condannati a morte. Non v'è clemenza di fronte all'alto tradimento. Non vedete che egli ci sta ingannando? Firenze sarà mia. È un uomo imprevedibile.
mi odia. Firenze. La storia di questa città è legata indissolubilmente a quella dei Medici. Mecenati di artisti e architetti, i Medici definiscono ancora oggi l'immagine di Firenze. Le loro spoglie riposano nella chiesa di San Lorenzo. Qui gli esponenti più illustri della dinastia furono tumulati in tombe imponenti, mentre gli altri vennero sepolti nell'anonimato. Questa è la città dove la dinastia dimostrò il proprio potere e l'amore per le arti. È una famiglia che ha cambiato l'idea portante del mondo. La grandezza dei Medici deve essere celebrata anche nella morte. Eppure, dietro l'aspetto suggestivo delle loro tombe, si nascondono diversi segreti. Nell'autunno del 2012, viene aperta l'ultima delle 49 tombe di questa illustre famiglia. Previo permesso della Chiesa, le salme vengono sottoposte a un esame prima di poter finalmente riposare in pace per sempre. Grazie alla ricerca, molti degli enigmi sulle tombe dei Medici sono stati risolti, lasciando però aperti nuovi dubbi. Gli esperti devono sempre procedere con estrema cautela. Eccoli alle prese con Anna Maria Luisa, ultima sopravvissuta di questa numerosa dinastia. Nel 1966, un'alluvione disastrosa ricopre Firenze di una densa coltre di fango. Da allora sono sorti diversi dubbi su quale fosse la condizione di molte tombe. Cosa troveranno i ricercatori al loro interno? L'alluvione è riuscita a distruggere irrimediabilmente tutto ciò che è dentro, ma quando finalmente viene sollevato il coperchio, ecco una magnifica sorpresa. L'ultima duchessa del casato dei Medici ha superato brillantemente periodi molto difficili e tante avversità. Dopo secoli, la sua corona ancora irradia quell'aura magica emanata da questa famiglia e dal suo nome, i Medici. La gente è affascinata da questo nome. C'è chi adora i Medici e chi invece li odia profondamente. È difficile dire perché siano amati e odiati al tempo stesso. L'esame di tombe imponenti come quella di Anna Maria Luisa è solo uno dei tanti progetti di questa ricerca. Ve ne sono alcuni ugualmente appassionanti. Un'equipe di ricerca interdisciplinare, ad esempio, è impegnata a indagare sui segreti delle tombe anonime. A San Lorenzo ce ne sono fin troppe ed è giunto il momento di assegnare a ciascuna uno dei nomi appartenenti alla storia della famiglia. Qui sono sepolti anche i Medici dimenticati dal tempo, o forse quelli che qualcuno non ha voluto fossero ricordati. Sono ancora molti i misteri in attesa di soluzione. Primo fra tutti quello delle identità di alcuni scheletri che abbiamo rinvenuto all'interno della sacrestia vecchia. Stanno studiando una serie di scheletri femminili. Nessuna delle lapidi porta impresso il nome di questi defunti, ma gli esperti hanno una sensazione molto forte, un indizio molto importante che potrebbe aiutarli a dipanare il mistero di un decesso all'interno della cerchia più stretta della famiglia. Una morte che ha scosso le corti di tutta Europa. La defunta era considerata la stella di Firenze. Ma i ricercatori hanno davvero scoperto le spoglie di Isabella de' Medici? Vi raccontiamo la sua storia. Firenze, 1576. La vita di una donna famosa in tutta Europa è giunta alla sua triste fine. Isabella de' Medici viene tumulata nella chiesa di San Lorenzo. Un incidente, secondo la versione ufficiale. Eppure presto si comincia a parlare di omicidio.
Perché Isabella è dovuta morire così giovane? Che si sia trattato di un intrigo politico? Di un tradimento? O forse di un amore proibito? È fantastico. Non quanto te, Isabella. È stato creato dal miglior orafo di Firenze. Ti piace? Perdonate, signora Isabella. Dimmi, Sua Maestà vi manda a chiamare. Desidera vedervi nel grande salone. C'è tutta la famiglia. C'è anche vostro marito. Dì a mio padre che arrivo subito. Adesso vado a prepararmi. Le ossa contenute nella sacrestia vecchia vengono sottoposte a un esame degli antropologi. Avranno ancora qualcosa da svelarci su queste donne e sulla loro vita dopo oltre 400 anni? Siamo riusciti a ricavare l'età e alcuni tratti fisici di queste donne. Quello che stiamo tentando di fare è identificarle attraverso i loro caratteri antropologici e DNA. Queste ossa risalgono a diversi secoli fa. Il prelievo di un campione utilizzabile di DNA è particolarmente difficoltoso. Il buon esito dipende da riuscire a selezionare la parte giusta del materiale disponibile. Dobbiamo prima verificare che i geni siano ben conservati. Riusciremo a trovare il DNA? Sarà ancora presente del materiale genetico? Ancora non lo sappiamo, anche se siamo in grado di vedere e selezionare le ossa che presentano un miglior grado di conservazione, sia per struttura che per resistenza. Questo è già un buon segno. Ci sono buone probabilità di trovarvi del DNA all'interno. Solo nel momento in cui verrà estratto il DNA lo si potrà comparare con i genotipi accertati della famiglia Medici. I risultati dei genetisti dovranno essere corroborati da un'ulteriore procedura, la ricostruzione del volto, metodo utilizzato dai criminologi. Al metodo della ricostruzione del volto si ricorre soprattutto nelle indagini di polizia per identificare i cadaveri anonimi, ad esempio. In questo caso stiamo praticamente andando per tentativi. Tutto ciò che abbiamo è un teschio. Speriamo di poter riuscire a dare un volto a questa persona. Solo uno dei teschi provenienti dalla sacrestia vecchia appartiene a una donna sui 35 anni, l'età di Isabella quando è morta. L'equipe lo sta usando come punto di riferimento. Ma come procede la ricerca? Il nostro obiettivo è raffrontare il suo ritratto con le ricostruzioni. In sostanza, riusciremo a ricostruire le proporzioni del volto con una precisione tale da renderlo riconoscibile nei suoi ritratti. E questo potrà costituire un complemento all'analisi del DNA. Questo teschio è davvero appartenuto a Isabella de' Medici? Questo dipinto raffigura Isabella con la sua famiglia. Suo padre, il Granduca Cosimo, i fratelli Ferdinando e Francesco e suo marito Paolo Orsini. Saranno questi uomini a decidere il destino di Isabella. Dov'eri? Tuo padre arriverà qui a momenti. Che gentile che è stato a convocare anche il mio consorte. Come osate rivolgervi così a vostro marito? State sfidando la sua pazienza. Proprio voi volete dirmi cosa fare, Francesco? Badate a come parlate. Vostra madre è morta un anno fa.
E io non so quanto mi resta ancora da vivere. Dovrete farvi carico voi delle responsabilità. Siete voi il futuro della famiglia. Ferdinando, tu sei più giovane. Presto sarai cardinale della Chiesa di Roma. Come desiderate, padre. Nessuno prenderà il posto della mia adorata consorte, ma tu, Isabella, sarai la prima donna della Toscana. E poiché sei scaltra come tua madre, sarai tu a consigliarmi in futuro. Non vi deluderò, padre. Francesco, tu mi seguirai sul trono. Ti nomino mio correggente affinché prenda dimestichezza con gli affari di Stato. Vi ringrazio, padre. Il Granduca Cosimo è il capofamiglia indiscusso. La fama dei Medici è la sua priorità. Cosimo amplia il potere e l'influenza della dinastia con abilità e determinazione. Assoggetta Siena, sua acerrima nemica, e fa delle sue dominazioni un granducato. Nel suo stato Cosimo migliora le infrastrutture e trasforma il porto di Livorno in una moderna città rinascimentale. Livorno diventa la porta sul mondo della Toscana, una base per il commercio mondiale e una fonte di benessere. Sotto il Granduca Cosimo, Firenze attraversa un nuovo periodo di fermento. Molti degli edifici costruiti ai suoi tempi continuano ancora oggi a delineare il profilo della città. Al Granduca si deve anche la famosa Galleria degli Uffizi. Nata come un complesso di edifici amministrativi, i suoi lunghi corridoi furono presto presi ad esempio dagli uffici di tutta Europa. Per la storica Maria Paoli, l'edificio di Cosimo e la sua immagine rispondono a una specifica strategia. L'origine della sua predilezione per le grandi dimensioni e per l'effetto sarebbe da ricercarsi nella sua storia personale. Il duca Cosimo I dei Medici, eletto appena diciottenne nella carica nel governo di Firenze dello Stato, pur provenendo da una famiglia mercantile, diremmo oggi borghese, intuì da subito quanto fosse importante diffondere l'immagine di un principe. Da qui derivano le sue rappresentazioni che possiamo ammirare sia nelle statue equestri, prima fra tutte quella collocata in Piazza Signoria a fianco del Palazzo Vecchio. Sicuro del fatto suo, il Granduca è cosciente dell'importanza del simbolismo e decide di trasferirsi con tutta la famiglia nel Palazzo Vecchio, dove si era riunito il Parlamento della Repubblica Fiorentina. Ma ora è Cosimo a dettar legge. Egli prende anche possesso dell'enorme Palazzo Pitti. Sul retro dell'edificio si trova il giardino di Boboli. È stata Eleonora di Toledo, sua moglie, a volerlo. Ma dalla morte di Eleonora, gli equilibri del potere all'interno della famiglia Medici sono cambiati. Sono lieto che tu mi faccia visita, Isabella. Mi fa piacere stare con voi. Siediti. Qui c'è la giusta pace per meditare. Ho fatto davvero il possibile per il futuro della famiglia? Tutti vi ammirano, in special modo io. Che disdetta che tu non mi possa succedere al trono. Vorrei chiedervi una cosa. Villa di Poggio Baroncelli ora è nostra. Mi piacerebbe vivere lì. Ecco qui. Volete che aggiunga la Villa di Poggio Baroncelli ai possedimenti della nostra famiglia? Esatto. Ho appena cambiato idea. Dovrà averla Isabella. Ma padre, io... Tu obbedisci e renditi utile.
Il dono generoso del padre consentirà a Isabella di condurre una vita indipendente da quel momento in poi. La sua villa diventa il punto di riferimento dell'alta società fiorentina e Isabella viene salutata come la stella di Casa Medici. Il fascino emanato dalla principessa Medicea è ancora oggi inalterato. Io in particolare ho grande simpatia per Isabella, perché Isabella era una donna di bell'aspetto, era una donna che parlava diverse lingue, colta, scriveva e conosceva la musica, animava la corte Medicea. Per la ricostruzione del volto bisognerà prima creare una copia virtuale del cranio. Una stampante in 3D raccoglie i dati e li trasferisce in un cubo contenente polvere di gesso. Strato dopo strato, la stampante inietta colla nella polvere costruendo un oggetto tridimensionale che potrà poi essere rimosso. Grazie a questa fedele copia del cranio, gli scienziati possono plasmare le caratteristiche del volto della persona defunta. Ma riusciranno davvero a ottenere un risultato autentico dopo più di 400 anni? Questo cranio si presenta molto bene. È in un ottimo stato di conservazione. Siamo quindi in grado di ricostruire il tessuto molle del volto senza problemi. C'è anche da dire che nel tempo non è stato rovinato né dislocato e dunque la conservazione delle superfici è buona e in condizioni ottimali. Ma ecco che agli scienziati si presenta un'occasione inaspettata che potrebbe consentire un ulteriore esame genetico. Nella sacrestia vecchia è stato rinvenuto un vaso nel quale sono state conservate le viscere dei defunti. Cosa si aspettano di scoprire dal contenuto di questo vaso? Vorremmo sapere cosa c'è lì dentro, se sarà possibile distinguere i diversi organi. Potrebbe anche essersi ridotto tutto a un'unica massa che si è, per così dire, fusa tutta assieme per via della decomposizione durante i vari secoli. Siamo curiosi di vedere che aspetto ha, se riusciremo davvero a estrarre un campione utile. E poi ci sarà la seconda fase, cioè vedere che esito daranno le analisi. Cosa troveranno i ricercatori all'interno del vaso contenente le viscere? Le aspettative sono molto elevate. Da una prima impressione, gli entusiasmi sono costretti alla moderazione, eppure continua a regnare un certo ottimismo. Il vaso è rimasto sigillato per centinaia di anni, ma dato che il suo contenuto non è stato quasi mai toccato, a differenza delle ossa, le probabilità di riuscire a prelevare DNA autentico non sono poi così basse. Nell'archivio di Stato di Firenze, i ricercatori stanno anche tentando di fare un po' di luce sulle origini dello scheletro. L'archivista Elisabetta Mori scandaglia i documenti risalenti al periodo in cui è vissuta Isabella. Queste carte confermano la grande influenza che la figlia di Cosimo aveva a corte. Isabella, alla morte della madre, è rimasta l'unica donna nella famiglia Medici, perché le altre due sorelle erano già morte. Quindi, alla morte della madre, lei rimane il fulcro della famiglia dei Medici, il lato femminile della famiglia dei Medici. Quindi, diciamo, si comportava come una sovrana, le potenze straniere si riferivano a lei come una sovrana. L'ambasciatore di Sua Maestà Imperiale. Benvenuto a Firenze. Eccellenza, vi prego di dire all'imperatore che saremo fedeli alla nostra alleanza. L'imperatore sa di poter contare su di voi, Vostra Altezza. Lui è mio figlio Francesco. Un giorno sarà lui il nuovo duca. È un grande onore, Eccellenza. L'onore è tutto mio, ambasciatore. Sua Maestà vi manda i suoi ossequi e ha un dono per voi. È la figlia dell'imperatore, la principessa Giovanna. Non ha ancora scelto il suo futuro marito. La premura di Sua Maestà è davvero grande. Non pensavo di sposarmi, padre. E lei è Isabella, la mia unica figlia. Signora Isabella, si dice di voi che siate una donna straordinaria.
Mi lusingate. Mi piace assaporare solo il meglio della vita. È vero che sapete suonare il liuto in maniera eccelsa? Giudicherete voi stesso. Siete invitato alla mia prossima serata musicale. Siete fortunato. Pensate che perfino io devo implorare l'invito di mia figlia. La vita di questa aristocratica rinascimentale ruota attorno all'arte, alla letteratura e alla musica. I madrigali, composizioni cantate a sfondo popolare, sono particolarmente apprezzati durante le serate musicali. Ma c'è un argomento che più di altri dà da pensare alla donna. Il tema predominante del madrigale italiano del Rinascimento è senz'altro l'amore. L'amore in tutte le sue dimensioni, in una dimensione ideale, platonica, ma anche nella sua dimensione più carnale e lussuriosa. E non è detto che tra questi due poli ci debba essere una contraddizione. Isabella è una grande sostenitrice di compositori e poeti che dedicano a lei il nuovo stile di musica secolare. Oggi solo gli esperti sono in grado di decifrare tutte le allusioni e i messaggi reconditi dei madrigali del XVI secolo. Il musicologo Lorenzo Bianconi è uno di loro. Bianconi ha preso in esame i testi dei componimenti cantati durante le serate musicali organizzate da Isabella. Un'immagine frequente è quella della morte. L'amante, per troppo amore, si sente morire. Ebbene, per dirla in termini crudi e contemporanei ai giorni nostri, questa morte non è nient'altro che un orgasmo sessuale. Il sesso come argomento delle serate ducali in musica? Suona in modo magnifico. È stato lui il vostro maestro? Sì, ma ha dovuto usare tanta pazienza quanto è il suo talento. A cosa giochiamo? Troilo, volete di nuovo sfidare la fortuna? Per ora la fortuna è dalla mia parte. Giocherò io con voi, cugino. Chi vi fa ancora credito? Non cantate vittoria. La fortuna è donna. E non ci si può fidare. Una lunga tradizione storiografica ci ha dipinto Isabella de' Medici come un personaggio molto vivace, con una personalità molto vivace, molto autorevole, molto autoritaria anche, intelligente, in grado di leggere e scrivere. Effettivamente è proprio così, è una donna che a Firenze ha sempre avuto un ruolo autorevole, soprattutto di protezione delle donne. Dianora, la cugina di Isabella, gode della protezione speciale di questa donna straordinaria. I loro destini saranno legati indissolubilmente, come vedremo in seguito. Isabella, raccontaci una storia. Perché lo hai portato qui? Tuo marito non è cieco. Mio marito ha i paraocchi. Conoscete il Decamerone di Boccaccio? Racconta di un monaco dissoluto che vede una bella ragazza su un prato mentre raccoglie delle erbe. Sicura che i nostri ospiti vogliano ascoltarla? Cosa penserà l'ambasciatore? Non abbiate timore, signor Paolo. Anche in Germania raccontiamo storielle piccanti. Che moralismo. Non vi fate problemi quando bighellonate per Postripoli con i vostri amici. Ne parliamo dopo, Eccellenza. Musica!
Paolo era un Orsini, un antico e stimato casato italiano. Ma nel XVI secolo alla famiglia era rimasta solo la gloria dei tempi passati. Un'alleanza con i Medici, quindi, era la mossa più sensata da fare. Il documento più importante che testimonia questo legame è conservato nell'Archivio di Stato di Firenze. Il contratto di matrimonio tra Paolo e Isabella. In esso sono contenuti tutti i particolari degli impegni e degli obblighi tra le due famiglie, persino l'ammontare della dote da corrispondere. Questo contratto tra Medici e Orsini era ovviamente un contratto politico, ma del resto, voglio dire, tutti i figli dei sovrani erano preparati ad essere utilizzati per le alleanze dei genitori. Questo lo sapevano ed erano pronti ad essere utilizzati per questi giochi politici. Probabilmente Isabella neanche sapeva che quel giorno del 1553 si stava firmando quel contratto e aveva 12 anni e Paolo Giordano 13. Mi hai umiliato di fronte a tutti. Non mi faccio zittire da te, dovresti saperlo. Non penserai che io sia tanto stupido. Le voci sono arrivate anche a me, riguardo a Troilo. Tu sei mia moglie, mi aspetto più obbedienza e rispetto. Obbedienza? Senza la mia famiglia tu non saresti niente. Chi continua a pagare i tuoi debiti? Stai molto attenta a quello che dici. Non mi toccare. Mio padre non ti darà pace se mi torci un solo capello. Dovresti essere più cauta. Non sono l'unico che ha il colmo della sopportazione. E anche tuo padre un giorno morirà. Esci da qui. Con la copia del cranio della sacrestia vecchia, i ricercatori possono ora stabilire quali sono i dati di cui hanno bisogno per la ricostruzione del volto. Grazie alla loro esperienza, riescono a leggere determinate caratteristiche del viso già dalle semplici ossa. Dall'invecchiamento della struttura siamo in grado di riconoscere determinate cose, ad esempio alcuni particolari fattori di stress che si manifestano anche sul cranio e che cercheremo di riprodurre nella ricostruzione del volto. Nel laboratorio di genetica, i ricercatori esaminano i campioni di tessuto prelevati dalle viscere contenute nel vaso. Le minuscole porzioni di tessuto vengono osservate al microscopio. L'obiettivo è trovare le tracce di una malattia che potrebbe essere stata possibile causa della prematura morte. Il 1574 è un anno decisivo per la signora di Firenze. È l'anno della morte di suo padre, il Granduca Cosimo. Isabella, calmati. Dov'è Francesco? È ancora alla tomba. Vuole salutare il padre in solitudine. Il periodo di lutto è terminato. Tirate giù i drappi. Francesco, che state facendo? Nostro padre è stato appena sepolto. Sono io, il Granduca, adesso. Isabella.
D'ora in poi cambieranno molte cose. Francesco è chiaramente è stato educato per essere il successore di Cosimo. È stato fuori molto, è stato alla corte di Madrid per diverso tempo, è diventato una persona diversa, ha imparato a dissimulare, perché era importantissimo dissimulare le emozioni. Quindi Francesco si sa contenere moltissimo, lo sa fare. Francesco ha aspettato pazientemente quel momento. Tutti ti vedono per come appari, solo in pochi riescono a sentire chi sei veramente. Il nuovo Granduca dei Medici potrebbe aver letto queste parole che furono di un altro fiorentino, Niccolò Machiavelli. Nel suo libro Il Principe, Machiavelli impartisce consigli su come governare. Un reggente dovrebbe fare di tutto per mantenere l'apparenza di una gestione giusta. Questo non farà che agevolare le sue macchinazioni per arrivare ai suoi obiettivi senza scrupoli. Machiavelli dedica Il Principe proprio alla famiglia a cui era legato da un rapporto di amore e odio, i Medici. Dagli insegnamenti dell'illustre pensatore fiorentino, Lorenzo de' Medici trasse le proprie conclusioni. Con riguardo al principe di Machiavelli, c'è una cosa che mi appare sempre molto attuale. Ed è non essere mai in prima linea. È la cosa più importante, perché potresti subire un danno non necessario. Si può arrivare all'obiettivo rimanendo anche in seconda linea, nelle retrovie. E ritengo che questa sia una filosofia molto valida. Con Francesco a Firenze inizia una nuova era, anche per i membri della famiglia stessa. Troilo. Isabella. Da quando è morto mio padre è peggiorato tutto. Noi ci amiamo. Non temere. Troilo. Devi promettermi che starai molto attento d'ora in poi. Paolo ti sta alle calcagna. Te lo prometto. Tutto quello che puoi. Non so che intenzioni abbia Francesco. Non ho paura di lui. Che cosa è stato? Un fantasma, tranquilla. Dobbiamo essere cauti. Nel laboratorio di genetica, i campioni ossei provenienti dalla sacrestia vecchia vengono preparati per il prelievo del DNA. Nelle ossa molto vecchie, il DNA analizzabile si trova nelle parti più interne. Ecco perché il campione dovrà essere triturato minuziosamente. L'obiettivo dei ricercatori sarà ricostruire l'esatto corredo genetico. Per fare questo, nelle ossa dovrà esserci una quantità sufficientemente abbondante e non dovrà essere troppo frammentata o contaminata. Solo con un profilo esatto sarà possibile comparare i nostri risultati con il genotipo dei Medici, prelevato dai parenti di Isabella. Ferdinando. Cosa vi porta a Firenze? Volete di nuovo intromettervi nei miei affari? A Roma già cantano canzoni satiriche su di noi. Tutto il paese si fa beffe dei Medici. Ho proibito a mia sorella di rivedere Troilo. Dovete fare di più. Chiudete Isabella in un convento. Questa relazione deve finire. A Roma non si fa che parlare delle relazioni di Isabella. Di fronte a Palazzo Orsini c'è una statua, il Pasquino, ricoperta da diversi satirici anonimi su Paolo, il marito tradito. Ancora oggi i romani le affidano pensieri che vogliono rendere pubblici.
per protestare contro qualcosa o proprio come in passato, semplicemente per fare dell'ironia. Volevate vedermi? Di nuovo una sua lettera. Adoriamo entrambi la musica. Sono parole di una canzone. Sarò tuo schiavo per l'eternità. A che genere di canzone pensavate? È poesia. Non potete capire. Dite al vostro poeta che è ora di finirla qui. Vi avverto, da adesso in poi dovrete occuparvi di vostro marito. Tutta la città di Firenze già parla dell'ardore con cui praticano la musica l'uno con l'altra. Lasciate stare Isabella. Che cosa ha fatto di male? Silenzio. Ha corrotto anche voi. Mia cara Isabella, Paolo è vostro marito. Il vostro posto è accanto a lui. Non mi farò mettere sotto chiave da Paolo. Congelerò la vostra eredità finché non ritornerete in voi. Non potete farlo. Quell'eredità che mi ha lasciato mio padre mi appartiene. Non vi resta che rassegnarvi. C'è altro? Non vi conviene provocarmi. Non mi porterete via l'eredità. Nel suo testamento Cosimo ha disposto per un'eredità cospicua in favore di Isabella. L'intenzione è di consentirle un futuro indipendente. Ma è possibile che Isabella sospetti che in gioco c'è molto più che i suoi meri possedimenti? C'è una sorpresa per i legali di mio fratello. Ho dei testimoni disposti ad autenticare il testamento di mio padre. Ma voi sapete, se posso, di cosa sono capaci i vostri fratelli? Sì, ne sono al corrente. Ma questa volta sarà diverso. Francesco è fuori di sé dalla collera. Dianora, cos'è accaduto? Un complotto contro Francesco. Il mio amante, Perino, era lì, ma sono stati traditi. Un complotto contro tuo cugino. Sei fuori di senno. Io lo amo, Isabella. L'ho aiutato a fuggire. Ho paura. Non devi temere. Parlerò io a Francesco. Non ti accadrà nulla. Dopo la morte di Cosimo, a Firenze cresce il disappunto nei confronti dei medici. Un gruppo di giovani nobiluomini cospira contro Francesco, ma vengono traditi. I cospiratori vengono arrestati, torturati e giustiziati al Bargello, la prigione di Stato. Anche Francesco vuole ormai liberarsi della ribelle cugina Dianora, come confessa apertamente. Devo parlarvi. Non v'è clemenza per l'alto tradimento. Si tratta di Dianora. È ancora tanto giovane. Non sapeva cosa stesse facendo. Era insieme a loro. Non ho alcuna ragione di dubitarne. Dianora appartiene alla famiglia. Promettetemi che non le farete niente. Dimostrate che siete un governante magnanimo. L'unica cosa che dimostrerò è di saper governare. Non permetterò a nessuno di farle del male. Il complotto fallito è un'occasione d'oro per Francesco per tirarsi fuori tutte le spine che ha nel fianco. A Firenze nessuno può dirsi più al sicuro dalla sete di vendetta del duca.
Troilo. Devi fuggire. Ho visto che sei sulla lista dei condannati a morte. Fuggirò in Francia. Di certo lì sarò al sicuro. Isabella, vieni con me. Non posso, Dianora. Ha bisogno del mio aiuto. Ti imploro, vieni con me. Non puoi più fidarti di Francesco. Il sangue è più denso dell'acqua. Non mi farà niente. Troilo ha le sue ragioni per fuggire in Francia. Nella capitale francese spera di trovare un alleato. Qui infatti regna Caterina de' Medici, animata da una profonda avversione per i suoi familiari di Firenze. Chiunque è nemico dei Medici fiorentini lo considera suo amico, anche Troilo. Ma questo appoggio non gli è d'aiuto. Un anno dopo la sua fuga, viene assassinato. A Parigi non sarà mai completamente al sicuro dalla vendetta di Francesco. Lorenzo de' Medici ammira Caterina, la regina francese, perché è una donna coraggiosa e, proprio come Isabella, è una promotrice delle arti. Era così importante nel panorama culturale francese che ovviamente era una straniera, ma era una Medici e rappresentava lo spirito della famiglia. Nessuna regina di Francia dopo di lei riuscì a fare altrettanto. Ecco perché la sua figura è tanto importante. In Toscana il duca Francesco porta a compimento i suoi piani con calcolata freddezza. Con un pretesto, Dianora viene attirata in una delle case di campagna dei Medici. Suo marito Pietro, uno dei fratelli più giovani di Francesco, è lì che la aspetta. E la strangola personalmente con un guinzaglio per cani. Dianora ha solo 23 anni. Il suo legame di sangue con i Medici e la sua amicizia con Isabella non riescono a salvarla. La lettera in cui viene annunciata la sua morte è custodita nell'archivio di Stato a Firenze. È indirizzata a Francesco ed è stata scritta dallo stesso assassino. Di fronte ad alcune frasi non si può non fermarsi ad ascoltare. Mia moglie è morta per un incidente. Vostra Altezza può considerarsi tranquillo. Ditemi cosa devo fare. Questa lettera lascia pochi dubbi sulla complicità di Francesco nell'assassinio di Dianora. Dianora è morta. Un incidente. Era una traditrice. Non merita alcuna pietà. Isabella non è a Firenze quando viene a sapere della morte della cugina. Anche lei è stata invitata dal marito in un'isolata proprietà di campagna della famiglia. Ma avrà capito che tutto questo non può più essere frutto di una coincidenza? Sbrigati. Porta solo il necessario. Chi è? Signora Isabella, è il vostro servitore. Sono venuto a dirvi che il signor Paolo desidera vedervi immediatamente.
Non può aspettare. Sono impegnata ora. Temo di no. Sono qui per condurvi da lui. Se desidera questo, ti seguirò. Devo darti un messaggio da parte di tuo fratello. Che cosa vuole? Tu resta fuori. Dei sicari fanno cadere alcuni cappi dal soffitto. Paolo le avvolge personalmente la corda attorno al collo, o così narra la leggenda. Una cosa è certa. 6 giorni dopo l'assassinio di Dianora, anche Isabella muore. È stata assassinata dal marito geloso? E Paolo è l'unico colpevole? Oppure c'è qualcun altro che ha macchinato nelle retrovie? Agli Uffizi, Maria Paoli indaga sull'argomento. Prende in esame una serie di ritratti che il Granduca Cosimo ha fatto fare ai suoi figli e fa una scoperta sensazionale. Notiamo che manca Isabella, che era considerata la figlia prediletta del Duca Cosimo. Potremmo pensare a una damnatio memoriae, espressione che deriva dalla classicità romana, è il nascondere immagini o documenti relativi a qualche personaggio che per vari motivi è ritenuto scomodo per il prestigio o della famiglia o della ragion di Stato. È Francesco che, come duca di Firenze, vuole distruggere per sempre la memoria di Isabella? Isabella viene tumulata nella tomba di San Lorenzo. Ma nel corso dei secoli le sue tracce si perdono. Parrebbe che della sua tomba non sia importato niente a nessuno, almeno fino ad oggi. Tutto fa pensare che i ricercatori abbiano trovato il cranio di Isabella. Il confronto tra il suo ritratto e la ricostruzione del volto corrobora questa teoria. È evidente che la corrispondenza in questo caso è molto accurata. Le proporzioni del viso coincidono perfettamente, non potrebbero essere più azzeccate. Abbiamo anche orientato il volto ricostruito in 3D, secondo la prospettiva del ritratto, e abbiamo visto che le proporzioni del viso combaciano perfettamente. È questo che rende riconoscibile una persona. Ma la genetica confermerà i risultati della ricostruzione del volto? Grazie alla ricerca genetica sarà possibile confrontare il genotipo del campione con il genotipo dei parenti diretti di Isabella. I risultati però sono deludenti. I resti delle ossa della sacrestia vecchia non sono sufficienti a dare una risposta definitiva. Eppure la ricerca non finisce in modo infruttuoso. L'impegno di questa ricerca è quello di dare un volto, un'identità a queste donne, dare una sepoltura, ma anche da un punto di vista laico, vorrei dire non necessariamente religioso. Cioè, è giusto che abbiano un luogo per essere ricordate, vorrei dire. Sarà mai possibile confermare l'identità della donna sepolta qui? Gli esperti sono certi di riuscire a trovare una risposta prima o poi.
Gli arriverà mai il giorno in cui verranno identificate le ossa di Isabella de' Medici nella tomba di San Lorenzo? Per ora si è riusciti a raggiungere già un obiettivo: evitare che Isabella venga dimenticata. Quando a Firenze risplendeva il suo astro, la sua persona veniva celebrata da tutti per la bellezza e la passione per la musica, la letteratura e l'arte. Il suo spirito libero diede scandalo. Con la sua sicurezza e l'amore per la libertà, Isabella era una pioniera dei suoi tempi e per questo fu costretta a pagare l'orribile prezzo di essere uccisa a soli 34 anni.